Enrica Perucchietti con me, giornalista, scrittrice. Ciao Enrica, bentrovata, buona domenica. Ciao Beatrice, buona domenica a tutti. Oggi è una giornata molto particolare perché noi solitamente non siamo tra quelli più puntuali sulle manifestazioni televisive, specie Seccanore, però il Festival di Sanremo questa settimana ci ha dato degli spunti sui quali riflettere e quindi è questo quello che facciamo. Naturalmente, come sempre, tenendo il punto su quello che è ancora una volta la questione del politicamente corretto, che deve essere sbandierata ai quattro venti e soprattutto ancora una volta portata con grande forza e direi anche con una certa forse aggressività, se mi lasci questo termine, portata proprio sul palco in modo che tutti possano vedere. Che ne pensi? Allora, premesso che io ho scoperto che c'era Sanremo 2 giorni fa, quindi non l'ho seguito minimamente. Poi generalmente quando faccio zapping salto i primi canali. Quindi, ahimè, la mia analisi verterà sugli argomenti che abbiamo in qualche modo focalizzato. In realtà è da anni che il palco dell'Ariston serve per fare propaganda, per in qualche modo assecondare quella forma di egemonia culturale che domina in Rai e soprattutto per dare fiato a una forma di retorica politicizzata, ideologizzata che si nutre di politicamente corretto, che si nutre di buonismo, che si nutre del pensiero unico, che sono comunque tre forme. Che come ben sai, ce l'abbiamo tra l'altro con te trattato diverse volte, intendono proprio imporre questa forma di ideologia alle masse, questa forma di propaganda, imporla anche non soltanto attraverso un bombardamento continuo e costante, non soltanto attraverso anche una forma di paternalismo, cioè il far sentire le persone come se fossero dei bambini bisognosi di essere indottrinati. Ma anche rivela molto spesso, ahimè, questa vena anche violenta, perché se non accetti, se non in qualche modo abbracci il politicamente corretto, il buonismo e il pensiero unico, questa forma di moralina automaticamente vieni stigmatizzato come un fascista, un estremista, un complottista, un omofobo e via discorrendo. E quindi, insomma, più che altro è interessante come, da parte poi, tra l'altro, del servizio pubblico, si continui a cercare di indottrinare, di manipolare l'opinione pubblica, la collettività attraverso forme di vera e propria propaganda. Ci sono stati tantissimi esempi e io non l'ho visto, cioè semplicemente poi in questi ultimi 2 giorni, avendo letto qualcosa, cioè il quadro era chiarissimo, quindi figurati se l'avessi visto. Esatto, ma guarda, prima di parlare anche di un'altra tematica che, come dici tu, attiene proprio alla propaganda, ci sono sempre, a proposito del politicamente corretto, questi due episodi. Questi sono proprio, forse, secondo me, quelli che sono stati più eclatanti, sui quali ti chiedo ovviamente una riflessione. Cioè il caso di Lorena Cesarini, questa ragazza attrice, che naturalmente si è messa sul palco. Ho visto passare il tuo gatto. Velocemente. Parlare di politicamente corretto, lei arriva subito perché è una suprematista bianca, eccola qua. E quindi, naturalmente, nel caso dell'attrice in questione, ribadire ancora una volta che lei sta lì perché, pur essendo italiana e considerandosi tale, ora improvvisamente la gente le fa notare che è di colore, che non avrebbe alcun diritto di stare lì, riportando addirittura tutti i messaggi che sono usciti quando è stata proposta la sua candidatura. L'altro caso, per esempio, che mi viene in mente è quello di Drusilla Foer, la quale uomo, quindi travestito, sul palco di Sanremo, incredibilmente quasi più femminile delle altre presenze, ha ancora una volta portato in scena quella che è una recita. Michele Bravi, scendendo dalla scala, si congratula, si complimenta con lei, dicendo finalmente la meritocrazia al Festival di Sanremo. E mi chiedo dove sia la meritocrazia, è una questione di genere allora.
Quindi in pratica Michele Bravi ha detto che tutti quelli che c'erano stati prima della Foer erano invece lì per altri motivi? No, perché Non avevano giusto. merito, forse. Vabbè. Vabbè. Allora, la Lorena, mi ricordo il cognome, Cesarini. io, ok, ho scoperto adesso chi fosse, perché non avevo idea che fosse neanche un'attrice, quindi cioè proprio totalmente all'oscuro. Sulla sua scelta non so cosa dire, se non che a livello, diciamo, complessivo, ma assolutamente in linea con le edizioni, precedenti, mi sembra che, ci siano non più delle quote rosa, ma delle quote arcobaleno, comunque delle quote che dovrebbero rispettare quelle minoranze che piacciono al sistema, perché poi paradossalmente abbiamo visto che un'altra minoranza, quella, che in qualche modo rientra all'interno del dissenso, è stata invece perculata, se non sbaglio, la prima sera, adesso non lo so, da Fiorello con quel monologo dove appunto voleva prendere in giro i complottisti Novax, con buona pace poi di tutte le vittime, tra l'altro, dell'inoculazione, a partire in Liguria da Camilla Canepa. Sì. Quindi già qua, come al solito, si scelgono alcune minoranze. Ci sono le minoranze che piacciono, che vanno bene, che devono essere sdoganate, che devono essere imposte, seguendo poi quello che era lo schema che già nel 2001 aveva delineato Paolo Rondò su una rivista di studi giuridici, cioè il fatto di dover iniettare nell'opinione pubblica un messaggio in maniera continua, costante, martellante, fino a in qualche modo saturare l'opinione pubblica stessa attraverso questo messaggio, è quello che è successo esattamente. Quindi quest'anno abbiamo la co-conduttrice, adesso non so che cosa stesse facendo Valletta la chiamerei. Valletta, non volevo utilizzare Valletta perché è proprio brutto, però la Va Valletta, bene, dai, co-conduttrice va bene. Il Valletto Valletta travestito e via discorrendo. Sicuramente Drusilla Foer negli ultimi tempi aveva acquisito un certo tipo di ruolo. So che, insomma, io non l'ho mai seguito, ma vedevo che era molto condiviso, soprattutto da un certo tipo di, insomma, di profilo un po' radical chic. È però curioso che ci debba essere quello che, insomma, fa il travestito, che poi anche qua, quando hanno scelto lui come Valletto, chiamiamolo come volete, si è aperto tra quelli ovviamente sconcertati e quelli che hanno applaudito come ah, finalmente, ma come finalmente, ma siamo pieni di travestiti da, non so, Leo Gullotta a 20-30 Alle anni sorelle fa, no? bandiera. Laminette, ma sì, ma voglio dire, ma da dov'è che non ci sono mai stati? Addirittura su Real Time c'è un programma sulle drag queen, ma di che cosa stiamo parlando? Dai, ormai al Appunto. massimo è il contrario, è da trovare qualcuno che rappresenti non una minoranza, che è diventata automaticamente una minoranza, ma il cortocircuito, cioè se questa forma di buonismo fosse in buona fede, perdona il gioco di parole, allora verrebbero anche non soltanto tollerati, ma rispettati coloro che per esempio dissentono, mentre invece poi ti ritrovi Fiorello che percula i Novax, perché quelli automaticamente, attraverso tra l'altro un processo di framing, devono essere etichettati, denigrati, criminalizzati e patologizzati, quindi devono sempre passare come i pazzi, coloro che addirittura possono attentare al benessere della collettività. E Sì. invece poi ci sono le minoranze che ci piacciono, che dobbiamo mettere, che tutte le volte poi devono, attraverso dei monologhi strappalacrime, in qualche modo colpire l'immaginario collettivo. Ma perché? Perché si sfrutta la teoria dell'empatia, cioè si cerca attraverso appunto i discorsi strappalacrime, come c'era stato anche, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa, della Rula Jebreal, Sì. andare a toccare la pancia e creando la pancia delle persone, creando questo cortocircuito a livello razionale, iniettando appunto dei messaggi che vadano a colpire l'immaginario, quindi l'immaginazione e l'emotività delle persone. È tutto chiarissimo. Certo è che da diciamo, un programma, una rassegna, un festival dove si dovrebbe fare musica, ormai si fa propaganda, si fa retorica, si fa anche in qualche modo politica, si sdoganano nuovi costumi, nuove tradizioni e
si fa letteralmente, sì, propaganda. Guarda, il punto anche di Fiorello che tu hai appunto considerato, no? Di lui che si muove con questo braccio dinoccolato a prendere in giro le persone che hanno avuto reali danni da vaccino, come dire non ci crediamo. Allo stesso modo che Cozzalone che fa come sempre la sua canzoncina, se vogliamo anche curiosa, prendendo di mira tutti quanti i virologi. Sebbene Amadeus in prima battuta in conferenza stampa prima della manifestazione abbia dichiarato: no, no, questo è un luogo in cui la pandemia non c'entra. Allora mi viene in mente che tutte quante queste cose, tutta questa narrazione è un po' come se volesse scivolare verso la fine, cioè la fine di questa pandemia che è iniziata, guarda caso, 2 anni fa con il Festival di Sanremo e con il Festival di Sanremo 2 anni dopo si chiude. Beh sì, in qualche modo sempre a coronamento di questa, diciamo, parentesi arcobaleno di chi si poteva permettere di essere lì, perché poi sono chiuse le discoteche, sono chiusi tutta una serie insomma, di locali, oppure c'è il distanziamento, ma lì non penso che ci sia, che ci fosse in questi giorni. No, il teatro era pieno. Appunto, vabbè, per esempio, ma a parte quello, comunque sia, non si può dire che la pandemia non sia entrata e io non l'ho visto e quindi non so se poi ci sono stati altri episodi, ma da quei pochi episodi, per esempio appunto il monologo, la canzone di Zalone sui virologi e completamente, diciamo, molto diversa invece quella di Cattivo Gusto, di Fiorello, hanno trattato un tema che evidentemente è legato all'emergenza sanitaria, quindi alla pandemia. Quindi è inutile nascondersi dietro un dito e dire che la pandemia non è entrata, ma il modo in cui è entrata, cioè il fatto di dover banalizzare come al solito, questo non è il caso di Zalone, che forse è stato l'unico caso, da quel poco che ho capito, in cui ha perculato invece lui i virologi per la loro sovraesposizione Sì. mediatica, ma sicuramente invece l'intervento di Fiorello è stato di cattivo gusto, perché il dover banalizzare un argomento invece molto delicato, come quello anche delle reazioni avverse, oltre che dei timori e dei dubbi di un insomma degli irriducibili dell'inoculazione, non doveva essere fatto, a mio dire, su quel palco in quel modo, e soprattutto crea di nuovo l'ennesimo cortocircuito, l'ennesima forma di bipensiero, di schizofrenia, per cui bisogna essere buoni, politicamente corretti, volerci tutti bene, non discriminare le minoranze, eccetera, eccetera. Poi però se sei una minoranza che sta nei coglioni al sistema, e allora devi essere Esatto. denigrata, devi essere perseguitata, e ci possono essere anche scenette del genere. E quindi capisci che c'è una forma un attimo almeno di confusione, cioè c'è una minoranza che va bene e le altre invece che non vanno. Sì, A ma me sembra un po' infatti. ipocrita, Beh, vagamente. un filino ipocrita è bello perché uno capisce di essere la minoranza della minoranza, quindi contare praticamente quasi zero. Niente, certo. Grazie ad Enrica Perucchietti per essere stata con me e buona domenica. Grazie a te, perché ho scoperto chi era la Lorena e non mi ricordo il cognome. Mi hai anche Cesarini. ricordato che esiste Michele Bravi, però non ricordo che faccia abbia e tutto il resto. Grazie. E soprattutto ho scoperto, grazie a te, che c'era Sanremo. Buona domenica a tutti. Ciao. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.